Ci siamo. Caccio, ci tagliate i capelli, le ci tagliate. Vedi se va. No, no, vedi dal cellulare. Sì, è andato. Si vede? Sì. Fissa in alto. Sì. Siamo pronti? Pronti? Siamo pronti. Un cantico più antico si potrebbe avere come argilla, lo devo scaricare, che devo... La puoi fare la moda del signore, forte. Poi? Vogliamo te. Cammina sulle acque. Cammina sulle acque. Ma è un po' di oppure un dolore di... Quella là. Quella là. Quella là. Solo tu, quella là, serviti di lì, usami sì, quello è bello. Puoi fare il 2003 fino ad oggi. Andiamo su 2008, su 2008. Andiamo a ritroso qua, cioè andiamo a cantata all'eterno. Il nario giallo. No, sì. Il nario giallo, ce l'hai? Ce l'ho, ma che te lo puoi portare? No, grazie. C'è quello bianco, se vuoi. Ah, quello bianco. C'è il nario rosso. Quello rosso. Ce l'hai? Se lo hai, basta, praticamente fai il miliardo. Lo vuoi portato? Se lo metterlo in cassaforte, quello bianco. Ma poi si è fatto quello bianco. Qualche furto in casa, voglio dire. Una perdita. Ah, va, guardato quello che una volta è scritto sulla... Santo. No, no, quello che è scritto Annello Cultrano, che gli era scritto nella Bibbia. E quando ti vede entrare. Quando ti vede entrare, poi... Bellissimo. Va bene, dai, apriamo la Bibbia. Che è meglio. In Prima Giovanni, capitolo... Prima Giovanni capitolo 5, versetto 14 e 15. Prima Giovanni capitolo 5, versetti 14 e 15. Salutiamo i nostri fratelli che ci stanno seguendo da casa. Prima Giovanni 5, versetti 14 e 15 dice così: questa è la sicurezza che abbiamo davanti a Lui. Se domandiamo qualche cosa secondo la sua volontà, egli ci esaudisce. E se sappiamo che egli ci esaudisce,
in qualunque cosa gli chiediamo, noi sappiamo di avere già le cose che gli abbiamo chiesto. Amen. Amen. Non è straordinario? Amen. Abbastanza. No? Questa è la sicurezza, questa è la sicurezza. La sicurezza che, di cui parlava l'Apostolo Paolo quando diceva: sono convinto di questo, ho la persuasione che colui che ha iniziato un'opera buona in voi la porterà a compimento. Questa è la certezza che aveva Davide nel Salmo 23 quando dice: per certo beni e benignità mi accompagneranno tutti i giorni della mia vita. Giovanni dice: questa è la sicurezza che abbiamo davanti a Lui. Se domandiamo qualche cosa secondo la Sua volontà, Egli ci esaudisce. Ora, nel testo greco, in realtà, la parola esaudisce, in realtà, nel testo greco, dovrebbe essere tradotta con la parola: sappiamo che Egli ci ascolta. È la traduzione migliore, più letterale. Quindi questa è la sicurezza che abbiamo davanti a Lui. Se domandiamo qualche cosa secondo la Sua volontà, Egli ci ascolta, che nella cultura ebraica ha un significato molto più profondo, perché nella cultura ebraica quando si parlava di ascoltare significa letteralmente che quando io ascolto qualcuno sto dando tutta la mia attenzione a colui che sta parlando. Infatti c'è grande differenza tra udire e ascoltare. La fede in Dio viene dal? No, in realtà nel testo greco è ascoltare. E c'è una grande differenza tra udire ed ascoltare. Noi in questo momento sentiamo qualcuno che parla da quel lato, no? Stiamo udendo dei suoni, ma non riusciamo ad ascoltare. Non abbiamo attenzione, loro non hanno la nostra attenzione, noi non abbiamo attenzione verso quello che dicono gli altri, perché l'attenzione è rivolta in questo momento a qualcosa che ti interessa, no? Se questa è la sicurezza che abbiamo davanti a Lui, se domandiamo qualche cosa secondo la Sua volontà, sappiamo che Egli ci sta ascoltando, cioè Lui ha tutta, noi abbiamo tutta la Sua attenzione nel momento in cui parliamo in accordo a qualcosa che è secondo la Sua volontà. Ed ecco perché dice il versetto 15: e se sappiamo che Egli ci sta ascoltando in qualunque cosa gli chiediamo, noi sappiamo di avere già le cose che gli abbiamo chiesto, perché quando c'è l'ascolto vuol dire che è già pronta la risposta. Quando c'è l'ascolto vuol dire hai accesso, hai un'entrata, no? Quando vi ricordate quando Esther stava, doveva entrare alla corte del re per intercedere per Israele? C'era allora c'erano diversi modi. Quando il re stendeva lo scettro significava che c'era un accesso, quindi il re dava tutta la propria attenzione alle persone che entravano, ai quali dava udienza. E quindi quando dava udienza significa che non solo ascoltava, ma c'era proprio tutta la propensione per rispondere a quelle che erano le richieste che lui già sapeva. E quindi vi ricordate Esther quando chiese intercessione? Perché? Perché il re, affinché il re potesse darle l'accesso per entrare alla sua presenza. E quando lei entrò alla sua presenza, perché il re diede l'accesso, il re le disse, prima che, mentre stava entrando, mi disse: chiedimi tutto quello che vuoi. Non è meraviglioso? Questa è la sicurezza, questa è la certezza, questa è la piena fiducia che abbiamo davanti a Lui. Se domandiamo qualche cosa secondo la Sua volontà, noi sappiamo che Egli ci ascolta. E se sappiamo che Egli ci ascolta, in qualunque cosa gli chiediamo, noi sappiamo di avere già le cose che gli abbiamo chiesto. Perché? Perché noi non lo convinciamo sulla base di quello che gli chiediamo. E Lui già sa. Quindi la nostra richiesta non è un cercare di convincere Dio. Qualunque cosa chiediamo, puoi crederci, qualunque cosa chiediamo in accordo alla Sua volontà, noi sappiamo di avere già le cose che gli abbiamo chiesto. Amen. 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 Significa che quando tu sai che qualcosa è nella Sua volontà, Lui non viene convinto dalla tua richiesta,
Lui viene convinto dal fatto che tu entri per prenderti quella cosa. Il che è tutto diverso. Perché tu ricevi quella cosa non perché gliela stai chiedendo, ma perché è nella sua volontà. E quando tu chiedi qualcosa secondo la sua volontà, la risposta non ti viene data perché la chiedi, ma la risposta ti viene data perché in realtà sei tu che te la vai a prendere. È totalmente diverso. È totalmente diverso. Infatti a noi è stato sempre insegnato questo principio, che la nostra fede muove la mano di Dio, no? Questo è quello che abbiamo imparato negli anni. La nostra fede, la fede muove la mano di Dio. In realtà non è così nel Nuovo Testamento. Questo era così nell'Antico Testamento. Ma nel Nuovo Testamento le cose si sono rivoltate totalmente, cioè è tutto cambiato. Attraverso l'opera di Gesù tutto è stato compiuto 2000 anni fa sulla croce, quindi la mia fede non convince Dio a muoversi, ma è la sua grazia che permette alla mia fede di muoversi. Quindi la mia fede non muove la mano di Dio, ma la mia fede è mossa dalla grazia di Dio. La grazia di Dio dice: tutto è compiuto. Tutto è compiuto, è già tutto pronto, è già tutto stabilito, è già tutto impacchettato lì per te. È Natale, è sempre Natale per te. C'è sempre qualcosa sotto l'albero per te. La differenza sta nel fatto se te la vai a prendere oppure no. Quindi nel Nuovo Testamento è tutto cambiato, Dio ha già depositato ogni cosa, perché tutto è compiuto. Ciò che occhio non ha visto, ciò che orecchio non ha udito, ciò che non è salito in cuor d'uomo, queste sono le cose che Dio ha già preparato per coloro che lo amano. Quindi la mia fede non convince Dio a muoversi, Dio si è mosso ed è il suo amore che mi spinge a crederlo. Dice la Bibbia: è la sua bontà che mi spinge al ravvedimento. È il suo amore che mi spinge a cambiare il modo di pensare e ad agire in maniera, e ad agire da figlio, non più da schiavo. Lo schiavo cosa fa? Lo schiavo aspetta l'ordine del padrone. Il figlio si muove sull'amore del padre. Ed è totalmente diverso. Il figlio non arriva a casa e chiede il permesso se può aprire il frigorifero. Il figlio entra, sa che è già tutto pronto. Dai, alziamoci in piedi, lodiamo Dio e ringraziamolo per questa serata. C'è qualche canto veloce che mi piacerebbe fare stasera? Io vorrei fare... Quale? Scrivetelo. Quale dicevi tu? Sorgi e risplendi? Aspetta, mi devo scaricare però le parole. Perché ci sono tanti che ti chiedono le sorelle. Dove sei? Sorgi e risplendi, dai, bellissimo. Un minuto in tua presenza. Non di più. Vabbè. Vai. Mi rialzerai. Perché la
Oh.
ringraziare, Signore, e benedire, Signore. Signore, la tua presenza è tangibile nel nostro mezzo, Signore. Signore, grazie, Signore, perché tu ci stai visitando uno per uno, Signore. Signore, è vero, Signore, vogliamo ancora di più, sempre di più, Signore. E questo, Signore, tu già l'hai preparato, Signore, per questa città, Signore, per questa nazione, per questa Sicilia, Signore. Signore, siamo strumenti nelle tue mani, Signore. Signore, ti ringraziamo, Signore, come ci stai benedicendo, Signore, in questo glorioso, Signore. E per certo, Signore, tu hai preparato cose grandi, Signore. Non solo, Signore, per noi, Signore, ma per la città di Catania, Signore. Per la nazione, Signore. Per ogni luogo, Signore. Perché, Signore, sappiamo, Signore, che c'è fame di te, Signore. Sono molto, molto, Signore, che sono affamati di te, Signore. E Signore, in questo, Signore, ti ringraziamo, Signore, e ti benediciamo, Signore, perché, Signore, ti chiediamo, Signore, veramente, Signore, di guidarci, Signore, sempre, Signore, tra le tue vie, Signore, le sante benedizioni, Signore. Signore, questo vogliamo, Signore. Grazie per ogni cosa, nel nome di Gesù. Amen. Preparate per ognuno di noi cose meravigliose che ancora non abbiamo sperimentato.
gloria a Dio. Gloria a Dio. E gloria a Dio. E gloria a Dio. Amen. L'hai detto gloria a Dio? L'ho detto gloria a Dio. Gloria a Dio. Amen. Ah. Preparatevi, preparatevi. Preparatevi, preparatevi. L'ho detto preparatevi. 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 Gloria a Dio. Aprite la vostra Bibbia, per favore, in Luca. Presente. Luca. Vai. Luca capitolo 17. Luca capitolo 17. Alleluia. L'hai detto Luca? È uguale, vero? Luca capitolo 17. Stasera voglio predicare su una cosa sulla quale non ho mai predicato su, in maniera specifica. Non sarò molto lungo, però voglio esprimere un concetto che proprio il Signore mi ha dato. Ho così tante cose nel mio cuore che vorrei condividere. È come se ultimamente si è aperta una fonte di rivelazione costante e continua. Sto studiando tantissimo sul regno di Dio, sul rinnovamento della mente. Oggi il Signore proprio mi parlava mentre chattavo su WhatsApp con un fratello di Napoli, ed è stato incredibile. È qualcosa che condividerò fra qualche giorno. In Luca capitolo 17, versetto 1: ora Gesù disse ai suoi discepoli: è impossibile che non avvengano scandali, ma guai a colui per colpa del quale avvengono. Sarebbe meglio per lui che gli fosse messa al collo una macida da mulino e fosse gettato nel mare, piuttosto che scandalizzare uno solo di questi piccoli. State attenti a voi stessi. Se tuo fratello pecca contro di te, riprendilo, e se si pente, perdonagli. E se anche peccasse 7 volte al giorno contro di te, e 7 volte al giorno ritorna a te dicendo mi pento, perdonagli. Vedete, sembra come se Gesù si contraddice. Da un lato dice guai a colui che è, per il quale avvengono gli scandali, da un altro lato dice se tuo fratello pecca e si pente, perdonagli sempre. Ok? E non è questo l'argomento di stasera, non è l'argomento di stasera, non è il perdono, anche se è sempre bello parlarne, è importante. Comunque al versetto 5 dice: allora gli apostoli gli dissero: Signore, accresci a noi la fede. Quando è che gli apostoli dissero a Gesù: facci crescere nella fede, fai che la fede cresca in noi? Qual era l'argomento? L'argomento era il perdono, no? Se tuo fratello pecca contro di te, riprendilo. Se si pente, perdonagli. E se anche peccasse 7 volte al giorno contro di te, e 7 volte al giorno ritorna a te dicendo mi pento, perdonami. E se non si pente, Gesù ha detto ama i tuoi nemici, fai del bene a chi ti fa del male, benedici chi ti maledice e prega per quelli che ti perseguitano. Punto. Ricordate quando Gesù dice, anche tratta questo argomento in Matteo capitolo 18, quando dice se tuo fratello pecca contro di te vai a riprenderlo, se non ti ascolta chiama gli anziani, se non ti ascolta dillo alla chiesa, se non ti ascolta sia per te come pubblicano. Sapete quante volte hanno predicato su questo versetto in maniera assurda e allucinante, dicendo sia per te come qualcuno da scartare? No, cosa bisogna fare con i pubblicani? Ama i tuoi nemici, riconquistalo. Gesù era circondato di pubblicani e di peccatori, quindi sia per te come pubblicano, cioè ricomincia da capo, trattalo come uno non da scartare ma da riconquistare. Ed è proprio nell'argomento del perdono, quando Gesù disse se pecca contro di te 7 volte al giorno, 7 volte al giorno ti dice perdonami, tu perdonami. Ed fu proprio in quel momento che gli apostoli dissero: Signore,
non già faccia, già faccia. Accresci a noi la fede. E guardate la risposta di Gesù, perché è molto importante. Per favore, seguitemi attentamente. Il Signore disse: se aveste tanta fede quanto un granello di senape, potreste dire a questo gelso, in questo caso non parla del monte, parla del gelso, e vi spiegherò il perché. Sradicati e trapiantati in mare, ed esso vi ubbidirebbe. Perché dice il gelso e non parla del monte qua? Perché ad esempio in Marco 11 Gesù ha detto: abbiate la fede di Dio. Dice: se qualcuno dirà a questo monte spostati di qui e gettati nel mare, se non dubita in cuor suo ma crede che quello che dice avverrà, qualunque cosa dirà gli sarà concessa. Quindi parla della fede per vedere i miracoli, per vedere le cose impossibili attorno a te, nel tuo cammino verso le cose di Dio. In questo caso sta parlando di qualcosa che accade dentro di te, perché riferendosi al gelso parla del rancore e del risentimento. Gesù parla e dice: se si pente 7 volte perdoni. E gli apostoli hanno detto: non ce la facciamo, devi intervenire, intervieni tu, dacci più fede. Gesù ha detto: no, non devo intervenire, la fede che avete dentro di voi è abbastanza, è sufficiente affinché voi la usiate per sradicare ogni gelso. Perché il gelso? In realtà il termine è un po' incerto, non si sa se Gesù stesse parlando del gelso in realtà, come noi lo conosciamo, ma in ogni caso parla di un albero che aveva delle caratteristiche molto importanti. Parlava di un albero che aveva delle radici, era un albero che non poteva essere sradicato. Un albero che se veniva tagliato nel tronco ricresceva. Potevi scavare molto in profondità, c'erano sempre radici che... mette delle radici che vanno talmente in profondità e sono talmente espanse che è difficilissimo. E Gesù ha detto: l'unico modo è attraverso la fede. Dovete utilizzare la fede per rimuovere ogni amarezza e ogni rancore dalla vostra vita. Ma attenzione qua, versetto 7, questo è il messaggio di stasera. Ora, chi di voi, se ha un servo ad arare o a pascolare il gregge, gli dirà quando è tornato a casa dai campi: vieni subito a metterti a tavola? Non gli dirà piuttosto: preparami la cena, rimboccati le vesti e servimi affinché io abbia mangiato e bevuto, e poi mangerai e berrai tu? Ringrazierà forse quel servo perché ha fatto le cose che gli erano state comandate? Non penso. Di che sta parlando Gesù qua? Lo vogliamo rileggere un attimo, il versetto 7. Ora, chi di voi, se ha un servo ad arare o a pascolare il gregge, gli dirà quando è tornato a casa dai campi: vieni subito a metterti a tavola? Non gli dirà piuttosto: preparami la cena, rimboccati le vesti e servimi affinché io abbia mangiato e bevuto, e poi mangerai e berrai tu? Ringrazierà forse quel servo perché ha fatto le cose che gli sono state comandate? Non penso. Di chi sta parlando qui Gesù? Sembra che Gesù qua sia molto, molto duro. Chi è il servo di cui Gesù sta parlando? Il verso 7 viene dopo il versetto 6. È vero o no? Qual è il soggetto di cui Gesù sta parlando? La rabbia, l'amarezza. Verso 6, qual è il soggetto? Il gelso. La fede. La fede. La fede è il servo che ti deve servire. La fede ti è stata data come un servo nella tua vita. Tu devi pretendere che la tua fede
faccia il lavoro per il quale ti è stata data. Amen. Leggilo sotto questa ottica, versetto 7. Chi di voi, se ha un servo ad arare, a pascolare il gregge, gli dirà quando è tornato a casa dai campi, vieni subito a metterti a tavola? Non gli dirà piuttosto, preparami la cena, rimboccati le vesti e servimi affinché io abbia mangiato e bevuto e poi mangerai e berrai tu? Ringrazierà forse quel servo perché ha fatto le cose che gli sono state comandate? Non penso. Una cosa è certa, quando devi comprendere un messaggio, la prima cosa che devi pensare è quello che non vuole dire il Signore. Sta parlando di noi come servi? No, Gesù ha detto io non vi chiamo servi, e vi chiamo amici. Paolo ha detto voi non siete servi, voi siete figli. E se siete figli siete anche eredi di Dio e coeredi di Cristo. Dio ha messo la fede. E ora voglio farti vedere qualcosa. In Romani capitolo 12, versetto 2, versetto 3. La fede ti è stata data per servirti. La fede ti è stata data per renderti un servizio. Non devi chiedere alla fede. La fede non è un'entità. La fede è uno strumento che deve essere usato per vedere Dio all'opera nella tua vita. Guardate il versetto 2, Romani 12. Non vi conformate a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente affinché conosciate per esperienza quale sia la buona e accettevole e perfetta volontà di Dio. Infatti, per la grazia che mi è stata data, dico a ciascuno che si trovi fra voi di non avere alcun concetto più alto di quello che conviene avere, ma di avere un concetto sobrio secondo la misura della fede che Dio ha dato o distribuito a ciascuno. A cosa ti serve la fede? Quando andate a studiare, quando andiamo a studiare nel testo greco queste parole di Paolo, è qualcosa di scioccante. Prima di tutto perché le nostre traduzioni non sono adeguate, non sono purtroppo fedeli ai testi originali. Ma semplicemente quando andiamo a studiare la parola rinnovamento, scopriamo delle cose incredibili. Il versetto 3 in realtà dovrebbe essere tradotto così: infatti per la grazia che mi è stata data dico a ciascuno che si trovi fra voi di non pensare al di là di ciò che dovrebbe pensare, ma di pensare in maniera sobria secondo la misura di fede che Dio ti ha dato. È tutto concentrato sul pensiero, è tutto concentrato sulla mente, quello di cui Paolo sta parlando. Paolo parla del rinnovamento della mente e spiega come pensare. Nel testo greco dice, o quando dice ognuno abbia un concetto sobrio di se stesso, Paolo sta dicendo nel testo greco ognuno abbia una mente salvata, ognuno pensi in maniera redentiva. Non andare oltre il modo in cui dovresti pensare. La fede di cui parla Gesù ti aiuta a ricevere tutto quello che Dio ha preparato per te. La fede ti è stata data per servirti come fa un servo. Ecco perché Gesù subito dopo dice, dopo aver compiuto tutto il vostro dovere, dite, siamo servi di inutili. Non siamo noi. È la fede che ci è stata data che ha compiuto ogni cosa nella nostra vita. La fede ci è stata data come un servo, non è stata nostra abilità. La fede ci è stata data da Dio, che deve compiere un ruolo preciso e stabilito e definito per la nostra vita. Ora voglio farvi vedere qualcosa. Guardate qui nel Vangelo di Matteo, al capitolo 8. Ci sono due episodi nel Vangelo di Matteo, in realtà nei Vangeli, sono gli unici due episodi dove Gesù ha detto a queste due persone va e ti sia fatto come hai creduto, oppure va e ti sia fatto come vuoi. Cioè è in base alla tua fede, in base a come tu credi, in base a quello che tu vuoi. Cosa abbiamo letto all'inizio? Vi ricordate? Questa è la certezza che abbiamo davanti a Dio.
Se domandiamo qualcosa secondo la sua volontà, egli ci ascolta. E se sappiamo che egli ci ascolta in ciò che gli abbiamo chiesto, noi sappiamo di avere già ricevuto tutte le cose che gli abbiamo chiesto. Dio non ha limiti. Amen. E l'unico limite che ha è la tua fede. Amen. E il problema fondamentale è che noi non facciamo lavorare questo servo per come dovrebbe lavorare. Romani capitolo 8, dal versetto 5, dice: quando Gesù fu entrato in Capernaum, un centurione venne da lui pregandolo e dicendo: Signore, il mio servo giace in casa, paralizzato e soffre grandemente. E Gesù gli disse: io verrò e lo guarirò. E il centurione rispondendo gli disse: Signore, io non sono degno che tu entri sotto il mio tetto, ma di soltanto una parola e il mio servo sarà guarito, perché io sono un uomo sotto l'autorità di altri, ho sotto di me dei soldati, e se dico all'uno va, egli va, e se dico all'altro vieni, egli viene, e se dico al mio servo fai questo, egli lo fa. Oh, è Matteo 8. Matteo 8. Non Romani. Sì. Ho detto Romani? Sì. Scusa, perdonate. È perché il centurione romano. Matteo 8, stavo leggendo la fine del verso 9. Se dico al mio servo fai questo, egli lo fa. E Gesù, avendo udito queste cose, si meravigliò e disse a coloro che lo seguivano: in verità io vi dico che neppure in Israele ho visto una così grande fede. Ora vi dico che molti verranno da Levante e da Ponente e sederanno a tavola con Abramo, Isacco e Giacobbe nel regno dei cieli, ma i figli del regno saranno gettati nelle tenebre di fuori, lì sarà il pianto e lo stridore dei denti. E Gesù disse al centurione: va e ti sia fatto come hai creduto. E il suo servo fu guarito in quell'istante. Amen. Matteo capitolo 15, ho detto Matteo? Sì. Capitolo 15. Versetto 21. Gesù, partito di là, si diresse verso le parti di Tiro e di Sidone, ed ecco una donna cananea venuta da quei dintorni, si mise a gridare dicendo: abbi pietà di me, Signore, figlio di Davide, mia figlia è terribilmente tormentata da un demone. Ma egli non le rispondeva nulla, i suoi discepoli accostatisi lo pregavano dicendo: Signore, licenziala, perché ci grida dietro. Ma egli rispondendo disse: io non sono stato mandato che alle pecore perdute della casa di Israele. Ella però venne e lo adorò dicendo: Signore, aiutami. Ed egli le rispose dicendo: non è cosa buona prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini. Ma ella disse: è vero, Signore, poiché anche i cagnolini mangiano le briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni. Allora Gesù le rispose dicendo: o donna, grande è la tua fede, ti sia fatto come tu vuoi. E in quel momento sua figlia fu guarita. Tre cose fondamentalmente. Queste due persone non erano giudei. Secondo, Gesù si meravigliò della loro grande fede. Terzo, solo a loro due Gesù disse: ti sia fatto come vuoi, o ti sia fatto secondo quello che tu credi. Sentivo forte mentre stavamo cantando stasera: pretendi di più dalla tua fede. Amen. Non da Dio, non è da Dio che dobbiamo pretendere, è dalla nostra fede che la stiamo facendo lavorare poco. Abbiamo una macchina che può fare migliaia di chilometri al giorno e ci stiamo facendo fare a casa o panificio, o panificio o supermercato, o supermercato a casa. Tanto per rimanere, casa e chiesa. Non dobbiamo pretendere di più da Dio, dobbiamo pretendere di più dalla nostra fede, perché la fede ci è stata data per servirci. La fede ci è stata data per vedere cose incredibili. Tu puoi dire alla tua fede di accontentarsi, o puoi dire alla tua fede: io voglio che tu lavori 24 ore su 24. 24 ore su 24. Ci è stato dato qualcosa che ci permette di collegarci direttamente con il regno dei cieli e ci permette di fare scendere il cielo sulla terra e di sperimentare Dio nella nostra vita 24 ore su 24. Dio può
può manifestarsi attraverso sogni, attraverso visioni, attraverso parole profetiche, attraverso visitazioni di angeli, attraverso visitazioni sue direttamente. Noi stiamo pretendendo poco dalla nostra fede. E quello che sentivo stasera è: pretendi di più dalla tua fede, perché ti è stata data per fare un lavoro molto più grande di quello che sta svolgendo. Alleluia. Ti sia fatto secondo la tua fede, Gesù disse qua. Ti sia fatto come? Come tu vuoi. Ti sia fatto come tu vuoi. Ti sia fatto come tu credi. Quanto credi? Come credi? Quanto può ricevere ancora la tua fede? Quanto è larga? Quanto è largo il cuore per poter ricevere? Dio opera senza misura. Dio opera senza confini, Dio opera al di là di quello che noi possiamo immaginare o pensare. La fede ci fa entrare in una dimensione soprannaturale che non è umana, che non è qualcosa di tangibile, qualcosa di che possiamo toccare, ascoltare o sentire. La fede ci fa entrare nel soprannaturale e ci fa vivere il soprannaturale, ci fa vedere Dio all'opera come mai prima. Quanto è grande! Guardate qui in Marco capitolo 11, il versetto 22. Gesù rispose e disse: abbiate la fede di Dio, abbiate la fede di Dio, abbiate la fede di Dio. Vi ricordate Paolo cosa dice ai Romani? L'abbiamo citato, Romani 10:17. La fede viene dall'ascoltare il rema di Dio nella tua vita. La parola di Dio non è il Logos, non è la parola, non è la Bibbia. La parola è quello che lo Spirito Santo ti dice. E uno dei problemi fondamentali della nostra fede è che la fede diminuisce o smette di funzionare nel momento in cui noi smettiamo di ascoltare. Quando noi smettiamo di ascoltare la voce dello Spirito Santo per la nostra vita, la fede non funziona più. La fede smette di funzionare nel momento in cui smettiamo di ascoltare. Perché nel momento in cui, fateci caso per favore, fateci caso, quando è che la tua fede si è riaccesa? Quando Dio ha parlato direttamente al tuo cuore, vero o no? Quando è che la tua fede è andata a indietreggiare? Quando non hai più ascoltato la voce di Dio nella tua vita. Ogni volta che lo Spirito Santo ti parla e ti dà una parola specifica e parla a te, non a, tramite altri, ma parla a te in maniera diretta, la tua fede si ravviva, riprende quella temperatura di una volta. Quando è che comincia ad affievolirsi? Quando tu ascolti gli altri, ascolti gli altri, ascolti gli altri. E invece dobbiamo ritornare ad ascoltare. Questo ha a che fare con l'intimità, questo ha a che fare con prendere del tempo, studiare le scritture, lasciare che lo Spirito Santo possa parlarti, perché la fede viene dall'ascoltare il rema, cioè quella parola specifica che lo Spirito Santo ti dà a te, una parola specifica per una persona specifica in un tempo specifico. Cosa succede quando Dio ti parla in un sogno? Tu ti svegli e la tua fede è alle stelle. Cosa succede quando tu leggi la scrittura e lo Spirito Santo ti dà una parola e dice: questa è mia? La tua fede ritorna a ravvivarsi e la fede comincia a servirti. E entri in maniera naturale, in un processo soprannaturale. Perché? Perché la fede comincia a rimettersi in azione e ti spinge e ti fa entrare in territori, ti fa vedere cose che prima non vedevi, riesci a interpretare le cose in maniera totalmente nuova. Perché? Perché la fede ti sta servendo. La fede ti è stata data per un motivo, non soltanto per stare seduto su una sedia e credere che questa sedia ti tiene. La fede ci è stata data per sperimentare le cose soprannaturali da parte di Dio, perché Dio parla, perché prima di fare qualcosa Dio parla. Guardate qui in
Andiamo un attimo in Amos. Amos capitolo 3, il versetto 7. Amos capitolo 3, dammi un attimo questo, un attimo solo. No, voglio vedere. Ecco qua. Amos capitolo 3. Troppo bene. Questi sei. Amos capitolo 3, il versetto 7 dice così. Guardate il versetto 3. Possono due camminare insieme se prima non si sono messi d'accordo? Guardate il versetto 7. Poiché il Signore l'Eterno non fa nulla, nulla, senza rivelare il suo segreto ai suoi servi, Amen. I profeti. Amen. Dio non fa nulla nella tua vita se prima non ne parla con te. Amen. Signore, ma perché non stai facendo nulla nella mia vita? Perché prima di farlo, lui vuole parlarne. Perché? Perché la fede viene da dove? Dall'udire. Quindi Dio parla, prima di fare un'opera in te, lui parla perché questa voce nella tua vita produce fede, perché l'opera di Dio è attraverso la fede. Dio non agisce al di fuori della fede. Guardate in Isaia, capitolo 42. Isaia 42, versetto 9. Guardate il versetto 8. Io sono l'Eterno, questo è il mio nome, non darò la mia gloria ad alcun altro, né la mia lode alle immagini scolpite. Versetto 9. Ecco, le cose di prima sono avvenute e ora io vi annuncio cose nuove, io ve le faccio conoscere prima che germoglino. Amen. Ve le faccio conoscere prima che germoglino. Io faccio una cosa nuova, ma ve la faccio conoscere prima, perché io non posso lavorare al di fuori degli esseri umani, perché l'opera di Dio non è mai al di fuori di noi, è sempre attraverso di noi. Dio, prima di fare qualcosa, parla a qualcuno, perché quando fa qualcosa la fa tramite qualcuno. Se Dio deve fare qualcosa a Catania, Dio parla a qualcuno a Catania affinché lui possa operare attraverso qualcuno che è a Catania. Quando lui deve fare qualcosa in Italia, lui parla a persone che sono in Italia, perché lui opererà attraverso la fede di persone che sono a Catania. Amen. Perché questo è il patto che lui ha fatto con l'uomo. Lui non farà mai niente al di fuori dell'uomo senza parlarne prima. Amen. Questo è Dio. Allora dobbiamo pretendere che la fede faccia il suo lavoro nella nostra vita. Amen. Perché la stiamo tenendo troppo disoccupata. A riposo. Troppo disoccupata, troppo a riposo. La paghiamo e non fa niente. No, ci diamo a mangiare, perché in realtà noi stiamo continuando a dare da mangiare alla nostra fede con tutta la parola che riceviamo. La fede si sta facendo decinquentale. Noi dobbiamo fare lavorare la nostra fede. È il servo che Dio ci ha donato. Amen? È il servo che Dio ci ha donato. Alleluia. Amen. Alleluia. Ecco, le cose di prima sono avvenute e ora vi annuncio cose nuove. Io ve le faccio conoscere prima che germogli. Alziamoci in piedi, dai. Alleluia. Dai, prendi per mano la persona che è accanto a te. Terminiamo questa riunione ringraziando Dio con tutto il cuore. Padre, noi ti ringraziamo per come tu parli alle nostre vite.
ministra ai nostri cuori, Spirito Santo, ancora, e permettici, in nome di Gesù, di fare grandi cose per te. Ti chiediamo nel nome di Gesù di aiutarci in questo processo di cambiamento e di rinnovamento della nostra mente, perché desideriamo che tu lavori e operi non solo in noi, ma anche attraverso di noi. E per questo noi stasera ti diamo tutto il ringraziamento, tutta la lode, tutta la gloria per quello che tu farai qui a Catania. Alleluia. Per quello che farai in Sicilia, per quello che farai in Italia, per come lavorerai negli italiani all'estero e per quanti ancora tu, Padre, stai chiamando e nei quali lavorerai. Grazie con tutto il cuore nel nome di Gesù. Amen. Amen. Salutiamo i nostri fratelli e li benediciamo con tutto il nostro cuore. Grazie per essere stati con noi. Alleluia. Amen. Alleluia. Buona serata a tutti quanti.